Il cavalcaferrovia è un altro di quei temi caldi, no? Sembra che c'è un cantiere sospeso, che non si faccia niente. Effettivamente noi abbiamo lavorato e impegnato 300.000 euro per la prima parte di lavori. E nel frattempo, 2 anni fa, abbiamo partecipato ad un bando del Ministero degli Interni che è sul ponte, che era relativo ai ponti, e ci siamo aggiudicati un finanziamento di 3 milioni per il cavalcaferrovia e di 440.000 euro per il ponte sul Foglia, lungo strada del Foglia. Quindi siamo particolarmente attenti a questi bandi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'esigibilità dei 3 milioni è 2022. Noi nel frattempo siamo andati avanti con una progettazione complessiva di tutto il ponte, abbiamo già fatto un paio di incontri con RFI, perché quel ponte lì non è come asfaltare una strada, dobbiamo comunque avere tutti nulla osta e gli orari di intervento concordati con RFI, sotto passano i treni, quindi è un asse strategico rispetto alla linea a Trenitalia. E noi siamo pronti, stiamo continuando a lavorare, non ci fermiamo e ripeto, appena avremo l'esigibilità dei 3 milioni, quindi già con il bilancio 2022, partiremo con il lavoro completo per 3 milioni. Al momento noi ne avremmo realizzato sì e no un settimo e solo quel settimo ha cubato circa 300.000 euro di lavori. Più la progettazione, l'analisi che avevamo fatto, non eravamo rimasti lì a dormire. Quando ci arrivavano segnalazioni rispetto al ponte non ci siamo limitati a controlli visivi, abbiamo fatto un'analisi accurata che anche quella è costata circa 50.000 euro con relativa ai carotaggi, e le prescrizioni che sono arrivate riguardano i guardrail, non è che riguardano la struttura di per sé. Quindi i guardrail diventavano pericolosi nel caso di un incidente, per quello abbiamo ridotto le carreggiate.